Ciao ragazze, ciao ragazze, oggi sono in tenuta jogging con la fascetta, con la tuta, perché oggi è un video molto 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 speciale. Questo mi è arrivato un pacco che ho qui con me che è super 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 pesante, pesa più di 1 chilo. Non so se si vede qualcosa, ma il brand è Kylie Cosmetics e questa è la collaborazione natalizia con il Grinch. E ho aspettato questo pacco per tantissimo tempo. L'ho ordinato, se non mi sbaglio, il 20 di novembre. Sono stata in piedi fino a mezzanotte con una mia amica che saluto sempre in tutti i miei video e che mi supporta in tutti i miei scleri di make-up e l'ho pagato 300 euro. Io avevo l'ossessione che fosse bloccato in dogana, per fortuna è arrivato nella tempistica. Questa è la first reaction, first impression del pacco. Io mi aspettavo il pacco PR, quello enorme, con la scatola enorme a forma di pacco di Grinch, però mi è arrivato questo e stamattina, tra l'altro, credevo non fosse per me perché mi è arrivato un altro pacco che io non avevo ordinato da pagare la consegna, l'ho rimandato indietro. Dopo 2 ore mia nonna viene e mi dice: Ale, c'è un pacco per te. Guardo l'etichetta e viene dall'Olanda. Io dall'Olanda non avevo ordinato praticamente niente. E invece dopo l'ho aperto, il colore mi incuriosiva e eccolo qua. Praticamente non ho aperto niente perché volevo aprirlo con voi appunto per fare la first reaction e ho tolto solo i cellophane dalle confezioni, come potete vedere. E iniziamo subito! Il primo prodotto che ho tra le mani sono questo set di ombretti in stick. Guardate il pack, ho anche le unghie a tema natalizio perché dovete sapere che mi sono laureata! Quindi ho più tempo per voi e niente, sono molto felice. Non vi farò vedere i regali della laurea semplicemente perché la maggior parte di questi regali sono stati soldi, quindi non posso farvi vedere tutti i bigliettoni ricevuti. Allora, dicevo, questo set di 4 ombretti in stick che apriamo subito. Allora, eccoli qui tutti e 4 con la faccina del Grinch e con scritto Kylie X Grinch. Ve lo faccio vedere meglio così. Molto 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 carino. Io credo di aver pagato questa collezione più che altro per il pack. E poi credo di aver, spero di aver trovato anche dei buoni prodotti. Allora, qua quello che ho in mano, il tappino sembra di essere meno assicurato, diciamo, degli altri. Quindi speriamo che nel viaggio non si sia rotto niente. Wow, bellissimo. Dunque, questo è il primo stick che si chiama Risky Biz ed è un rosa con pagliuzze argento, anche oro, devo dire, molto molto riflettente la luce. Nella mano è molto più chiaro. Lo richiudiamo. E andiamo a swatchare gli altri tre. Questo è No Hard Feelings. Ok. Questo dal pack sembra leggermente più rosa, sono molto cremosi e ha più dei riflessi bianchi. Vediamo. Welcome to Whoville, che ve lo metto qua nel mezzo. Bello pure questo, eh?
questo dorato qua del mezzo. E l'ultimo è Grinch, molto semplice, quindi presumo sia un verde. Yes, questo verde qua. Bello, bellissimo. Un verde oliva con riflessi dorati. Guardate che bello, bellissimo. La telecamera si era scaricata. Comunque, per l'appunto, li ho tenuti su questo periodo per far ricaricare la macchinetta e come potete vedere non vanno via, non ci sono residui, quindi penso che la durata sia molto buona. Adesso li rimuovo con delle salviette. Ah, ovviamente mi sono dimenticata di dire che purtroppo questa collezione che vi farò vedere tutta era edizione limitata, è andata sold out in pochi minuti, quindi ovviamente non la potete riacquistare più. Ma comunque con questo video vi farò vedere vari prodotti che esistono singolarmente nella collezione di Kylie. Non ci saranno gli stessi colori, ma ovviamente le formule per i vari prodotti saranno le stesse, quindi comunque potete usufruirne, diciamo, potete comprarle. Poi qua abbiamo due, perché poi ovviamente guardate quanto sono belle le scatoline, non si buttano, ovviamente non si buttano, questo è puro puro collezionismo. E qui abbiamo due nastrini che potete appendere all'albero. Qui abbiamo due high gloss. Sono questi due che vi faccio subito vedere. Qua abbiamo un gloss, ovviamente molta attenzione per i dettagli. Abbiamo un gloss rosato dorato con appunto delle pagliuzze dorate. Che vi swatch. Ho già la mano piena di brillantini. Che vi swatch. Wow, che bello! Allora, è un po' pastosa come formula. Questo è molto molto chiaro e l'applicatore è quello classico che vedete in tutte le storie di Kylie, però vedete come riflette bene la luce. Questo ovviamente è un classico gloss da top coat e si chiama Snow Capped. Bellissimo, molto bello. E qui presumo ci sia l'altro gloss, però in versione più colorata. Vediamo se avevo ragione. Sì. Anche qui è una versione molto più rosata, ma con pagliuzze argento, tendenti all'azzurro. Quindi vi sbiancano i denti. Sì, questo è oggettivamente più colorato. Bello anche questo, vedete questo rosa molto naturale, molto color carne, bellissimo. Sempre parlando di labbra, c'è questo kit che comprende rossetto liquido e matita abbinata, si chiama How the Grinch Stole Christmas e vedete qua c'è l'etichetta che non credo sia presente in altri prodotti, che potete dedicare, quindi regalare a qualcuno. Quest'anno la regalerò a nessuno. Perché vi devo dire effettivamente che la cosa della quale ero più eccitata, tra virgolette, emozionata di provare, era ovviamente i rossetti liquidi e la palette. Ma i rossetti. Wow, guardate che bello, guardate i dettagli! Allora, il tappo dice ovviamente Kylie per The Grinch e qui vedete raffigurato il Grinch e la stessa cosa per il tappino del rossetto liquido. Swatchiamo. Wow.
formula super scorrevole, super cremosa. Sembro di quello della pubblicità della Mumu, super goloso, super cremoso, rosso super pieno natalizio, super pigmentatissimo. E adesso vediamo la matita. Ok, quindi la matita, eccole qua, tutte e due a fianco. La matita è leggermente più scura, più rosso sangue, e non è automatica, quindi potete temperarla con il temperino. Wow, guardate il rosso! Ragazzi, sapete che io per i rossi vado matta e non ho mai visto niente di più bello. Adesso qua ci sono due ombretti cremosi. Qua una scatolina un po' ammaccata. Spero non ci sia niente di rotto dentro. Anche qui il solito dettaglio del tappo Caliber Grinch, che dovete sapere che tutti gli anni guardo il Grinch e io sono appassionata fin da piccola perché lo guardavo. Mi ricordo che quando andavano di moda le scritte nei diari, io avevo disegnato il Grinch. Oh wow! Cioè, questo è oro puro. Quindi ne metto un po' qua. Wow! Cavoli, cavolini fritti, cioè wow, oh mio Dio, wow, aiuto, è oro colato, si sfumano da Dio, non sono molto cremosi, sono più un effetto polvere, diciamo, come se fosse un ombretto. E wow, cioè, bam, bellissimo. E ha questi riflessi che è un dorato, che però se viene colpito dalla luce ha ovviamente riflessi verdognoli. E l'altro si chiama Little Grinch. Guardate il pack secondario, che carino, nel Grinch con la ghirlanda. Io sono una bambina dentro un negozio di caramelle, vabbè. Allora, sempre lo stesso dettaglio del tappino. Wow. Allora, ne ho preso poco rispetto all'altro perché, vedete, è come se fosse un ombretto in crema molto mousse. Vedete? È questo verde con verde più acquamarina, direi. Ne ho preso poco rispetto all'altro. Mamma mia, che bellezza! Wow, intanto il cane dietro che passa, bellissimo. Quindi abbiamo il highlighter, quindi l'illuminante. Guardate che carina con Cindy Lou. Questo si chiama Littlest of Who's, quindi il più piccolo dei Who's, dei chi, dei non so chi. E sono molto excited per gli highlighter, devo dire. Ok, quindi il pack è verde di plastica. Credevo fosse di carta, invece è di plastica. Wow! Che bello! E qua si vede poco perché riflette un sacco la luce. È molto chiaro, dei riflessi micro dorati. Allora, nel frattempo mi sono avvicinata per farvi vedere meglio. Dei riflessi micro dorati, bellissimo, stupendo. Poi abbiamo
Il blush, guardate che carino Max, io lo adoro, 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 adoro. Che si chiama Max the Ranger, infatti, e a differenza del highlighter è rosso. E wow, che rosa super flash! Anche qui ha delle leggere pagliuzze, non è completamente matte. E ve lo swatcho. Ups, ho paura di che si rompa qualcosa. È molto leggero, però è molto rosa. Aspettate, faccio una seconda passata per farvi vedere meglio. Molto leggero, molto sfumabile. Bellissimo. Quante volte avrò detto bellissimo in questo video? Ho il tavolo sommerso da trucchi e packaging e salviette, ovviamente. Poi abbiamo il eyeliner con questo pack molto festivo, con le lucine e tutto, che si chiama Olive, quindi presumo sia di un verde oliva. Dai, esci fuori. Ah, ok, contrariamente a tutte le mie aspettative, è di un nero classico. Scritto eyeliner, la punta è in feltro, si vede, sì, da qua sembra nero. Oh wow, che pigment, guys, lo vedete il verde oliva? Dal vivo si vede benissimo, spero che sia lo stesso dal in camera. Molto bello. Ovviamente prima andava agitato e non l'ho fatto. E adesso le due chicche ho lasciate per ultime, quindi il set di rossetti matte e credo. Ah, ok, si slide così. Cioè, ragazzi, è bellissima questa collezione. Cioè, vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? No, sono felicissima. Ok, allora, il primo rossetto che ho a portata di mano è. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Allora, questo si chiama A Hate Christmas. Detto dal Grinch, ovviamente. Vediamo. Il pack è di questo verde che ormai siamo abituati a vedere con la solita scritta Kali X The Grinch. Oh wow, è questo rosso amaranto, adoro, è un rosso borgogna vinaccia e ormai dovete sapere qual è il mio rossetto matto, rosso, in assoluto preferito, ovviamente il boss di Kali, è chiaro, vi durano da morire e spero che lo facciano anche questi. Questo si chiama Hold Noise, è un nude caldo che tanto aspettavo di provare, è molto molto bello, mi ricorda Velvet Teddy della MAC. Questo credo sia il mio preferito, si chiama Mean One ed è un rosso molto aranciato, come del resto lo era Boss, e quindi più tardi devo compararli ovviamente, però è il mio preferito per adesso. Questo invece che vi ho swatchato di qua dall'eyeliner è A Wonderful Awful Idea, che è il classico nude da Kylie, quindi molto freddo effetto concealer, che però effetto concealer non è perché è abbastanza marrone, e ci rimangono quindi gli ultimi due. A che vedete qua è Who Needs Present, quindi un marrone
cioccolato molto 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 pigmentato. Non ho mai provato i marroni cioccolato, però magari questo in combo con questo al centro deve essere qualcosa di spettacolare. E l'ultimo che vi ho sbocciato quassù, vedete come riflette la luce, è questo frosty dorato. Ma stupendo come top coat. Vedete? Si chiama Mr. Grinch, ovvio. Amo questi rossetti. Sua maestà la palette. Quindi questo è il pack esterno, mentre questo è quello interno, praticamente uguale a quello esterno, a differenza però del pack. Wow. Del pack dell'illuminante e del blush, questo è in cartone. Vi ho fatto già un piccolo spoiler. È caduta la pellicola, come sempre. Qua abbiamo Mr. Grinch che ci osserva e prevalentemente una composizione di marroni e di verdi. Bellissimo. Ovviamente non starò a swatcharvela tutta perché ci metterei un'eternità, ma vado a swatchare sicuramente Last Can of Wood Ash, quindi questo verde shimmer. Poi swatcho questo verde matte. Poi swatcho, quale swatcho? Questo dorato. E poi questo verde scuro qua su. Quindi questi quattro qua li faccio subito, subito, subito gli swatches. Eccoli qua in tutto il loro splendore. Devo dire che i matte, per essere verdi e per essere matte, sono molto, 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 molto pigmentati, perché sapete che rendere molto pigmentati i viola e i verdi è molto difficile. I shimmer, devo dire, anzi, cosa devo dire? E questi matte fanno giusto un po' di fallout, però ovviamente devo swatcharli alla, diciamo, come si deve. Cioè, questo verde qua è pura luce, veramente. Guardate, ho le mani tutte piene di glitter, non so se si vede, ma vi assicuro che è così. Quindi ragazzi, questa era tutta la collezione natalizia di Kylie in collaborazione con il Grinch. Quindi spero vi sia piaciuto, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi e fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro prodotto preferito. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!